Grazie Presidente. Per annunciare ovviamente il voto favorevole del Movimento 5 Stelle a questa mozione, mozione che noi abbiamo voluto fortemente per ribadire con forza qual è la visione politica di questo gruppo politico relativamente a un tema così delicato e così importante nella città di Roma, come quello delle politiche abitative. Le soluzioni ci sarebbero e sono tante. E mi dispiace che ci stanno esponenti di partito che nel passato hanno governato, che invece riescono semplicemente a dire che vedono un elenco di cose, qualcune già fatte. Quali già fatte? La ricognizione del patrimonio? Lo abbiamo visto come è stata fatta. Oppure le assegnazioni? Abbiamo visto come le stiamo facendo noi le assegnazioni. Non sono mai state fatte tante assegnazioni di alloggi ERP come da quando c'è questa amministrazione. Mi dispiace, ma non siamo d'accordo. Ed inoltre, noi siamo per la legalità e sappiamo che ci sono molte case ERP di cui l'amministrazione deve riprendere possesso, ma la legalità va coniugata con la giustizia sociale e per questo noi stiamo chiedendo di procedere con un certo ordine, e cioè quando si sgombrano le case dell'ERP, di partire chi ha i redditi o chi ha già una casa e chi non ha determinate fragilità, determinati stati di necessità, ma a partire con le persone che si possono permettere un'altra cosa e che ci hanno marciato, perché non è giusto che ci siano famiglie che vivono per strada e dormono in macchina e ci sono persone che potrebbero permettersi un affitto e che invece tranquillamente occupano. Mi dispiace, ma purtroppo chi ci ha preceduto ha lasciato un gran macello su ogni fronte, ma sull'emergenza abitativa si sono proprio superati, e vorrei qui tralasciare quello che è successo con i CAT, che non sappiamo neanche le persone che ci sono state messe, perché ci sono state messe e quanto ci è costato e dove sono andate a finire quei soldi, perché lo sappiamo che sono andate a finire in mafia capitale. Allora noi stiamo chiedendo un aiuto in alto a chi governa per riformulare gli indirizzi politici, le leggi che governano le politiche abitative, e stiamo chiedendo anche una mano per risollevare le possibilità delle persone che sono in difficoltà economicamente, ma noi stiamo chiedendo anche a questa amministrazione di procedere e di procedere con questo indirizzo, perché chi ha bisogno, mi dispiace, può essere italiano o anche non italiano, purtroppo qualcuno se ne farà una ragione, perché per noi nessuno deve rimanere indietro. Arrivederci.